Buongiorno a tutti voi amici e insegnanti che seguite GKTV. Oggi, primo giorno di attività scolastica, iniziano le prime manifestazioni contro la legge 107 voluta da Matteo Renzi. Ci troviamo a Nuoro, nella centralissima piazza dedicata al poeta Sebastiano Satta, dove il coordinamento spontaneo Scuola Pubblica di Nuoro ha organizzato un incontro con la parlamentare del Movimento 5 Stelle Manuela Serra, docente e componente della settima commissione al Senato, e insegnanti, genitori e cittadini. L'incontro è stato aperto da Tonina Tessei, precaria PAS da 20 anni, con la lettura del discorso di Piero Calamandrei. La scuola è un organo costituzionale, ha la sua posizione, la sua importanza al centro di quel complesso di organi che formano la Costituzione. Come voi sapete, nella seconda parte della Costituzione, quella che si intitola l'ordinamento dello Stato, sono descritti quegli organi attraverso i quali si esprime la volontà di un popolo, quegli organi attraverso i quali la politica si trasforma in diritto, le vitali e sane lotte della politica si trasformano in leggi. L'onorevole Serra ha sottolineato l'assurdo iter parlamentare della riforma, che è stato un autentico funerale della democrazia, svoltosi nella totale negazione del dialogo e conclusosi con il maxi emendamento finale che ha blindato la fiducia. Ho ascoltato le vostre dimostranze e vi ringrazio intanto di avermi invitato qua. Io sono estremamente orgogliosa anche di poter parlare ai cittadini sardi, agli insegnanti e ai docenti sardi. Stanno lottando contro questo disegno di legge, veramente in una maniera incredibile. Io sono in contatto con tutti i comitati di docenti da Oristano a Cagliari, stanno facendo delle manifestazioni e anche si stanno portando avanti delle voci che sono le voci della disperazione e anche della dignità, del volere, del valore di quello che è insegnare, di quello che è educare, di quello che è formare. Chi è dentro le commissioni, la commissione istruzione, sono persone che non sanno che cosa sia la scuola. Quando sono venuti in commissione, in audizioni, sindacati, abbiamo fatto centinaia di ore di audizioni ancora da novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo sono venuti in audizione e vedevamo questa totale indifferenza. C'era il sottosegretario Faraone che non faceva altro che fare tweet. La maggior parte di noi veniamo dal mondo della scuola e abbiamo voluto essere in commissione settima. Quindi la voce che noi diamo, la voce che è quella della persona, no? E dicevamo loro: ma voi che cosa ne sapete di che cos'è scuola? Che cosa ne sapete di un'esigenza dell'insegnante di sostegno o di quello che è l'integrazione in classe? Loro ci dicono: no, ma noi facciamo formazione, faremo formazione. Allora lì avanti con le proposte di privatizzazione del sistema, di smantellamento di quello che è poi la reale integrazione, perché loro non sanno nemmeno che cosa significhi. Durante le audizioni e durante la commissione e poi si sono proposti gli emendamenti al disegno di legge, ci hanno impedito materialmente di discutere in commissione. Alla fine è arrivato il disegno di legge in aula e vergognosamente è stata posta la fiducia su un testo che noi praticamente non abbiamo potuto cambiare neanche una virgola. Quindi niente di tutto ciò che è stato detto, niente di tutto ciò che è stato proposto e niente di tutto ciò nelle varie scioperi che è stato portato avanti e promesso che si sarebbe fatto, è stato scritto in questo vergognoso disegno di legge. La senatrice, interpellata da Gilda su quale strategia il Movimento 5 Stelle intende intraprendere per fermare la legge 107, pur confermando la validità del fronte referendario, ha invitato tutto il movimento unitario di protesta a premere energicamente sui consigli regionali affinché approvino mozioni simili a quelle passate in Puglia e in Veneto. Come Movimento 5 Stelle noi appoggiamo, possiamo dire che comunque appoggiamo il referendum, però effettivamente questo referendum, se anche si dovesse votare, andrebbe avanti nel 2017 e che senso ha? Alla fine sarebbe comunque un fallimento. Noi invece abbiamo voluto agire regione per regione e se le regioni si svegliano e danno almeno 5 questa legge che è incostituzionale deve essere eliminata, non ci sono altre ragioni.
Il professor Meloni, coordinatore regionale della Gilda, ha concluso la manifestazione con un invito al presidente Pigliaru e all'assessore Filino affinché anche la regione Sardegna si unisca alle altre regioni nello schieramento contro la legge 107. Da Irene Anastasia è tutto, arrivederci al prossimo servizio.